Che giorno è oggi? Io credo 15, però non so sicuro. 15 aprile, ciò vuol dire vacanze di Pasqua, ciò vuol dire ferie, e ferie vuol dire moto. Non viaggerò da solo, ma viaggerò in compagnia di una persona che ha tanta pazienza con me. Alessia. Ciao, seguitemi su Instagram. Guardate com'è professional, tutta completamente rucca. Non dovrebbe piovere, ma nel caso siamo coperti, ce la facciamo. E adesso ci facciamo 2 ore e mezza di autostrada, tutto dritto. Vediamo di arrivare a destinazione. Andiamo. Siamo al porto di Piombino e ci stiamo per imbarcare direzione Isola d'Elba. L'abbiamo fatta, ci siamo imbarcati. Questa è la moto. Speriamo di non perdercela quando torniamo giù. Arrivati. Speriamo di non fare come il Titanic. Una caratteristica che ha la mia ragazza: lei ama i traghetti. Poi se il traghetto fosse durato tipo 9 ore, io sarei stato 9 ore qua senza muovere, no, senza mangiare, senza bere. Devo andare a provare la mia nuova Insta 360 1X2. Sai che dopo mi devi aspettare, perché quando scendo devo andare pure io. Dopo dobbiamo andare a dare gas, dobbiamo dare no, gas. Dopo io mi mangio il panino. Eccoci qui all'Isola d'Elba. Fa un caldo pazzesco e io ne approfitto per aprirmi tutte le prese d'aria che la giacca mi offre. Pantaloni. E se partì. Che cosa stiamo parlando? Mi sono portato pure il costume, quindi questo c'è. Chi vi porta in posti migliori? Esatto. E digli qua cosa la di iscriversi al canale. Ok, allora, se vi piacciono i nostri video, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E state aggiornati. E il pulsante lo trovate qui sotto. Poco più avanti abbiamo trovato questo posto fantastico, questo parcheggio qui con tutte queste sedie con un'ottima vista sul mare. Ecco, e lei si gode la vita. E ora devi dire, in onore al video, quello delle 5 terre: cosa c'è di meglio di un panino dell'Inz, che anche da sottomarca, di fronte al mare? Bella Red Bull. Poi se le trovo vi lascio le coordinate, il posto, il link di come trovare questo posto qui, che non so manco io dove stiamo. Fa caldo. Mentre la ragazza qui si riposa, io vado all'esplorazione di questo fantastico posto. Ci vediamo dopo in moto. E in realtà questo bar qui affaccia su questa spiaggetta, e questa spiaggetta qui è una spiaggia naturista, quindi se volete venire qui vi spogliate, vi fate il bagno. Ci siamo rilassati fin troppo, adesso è il momento di rimetterci in moto. La volta di Sant'Andrea. Come si fa a non fermarsi in un posto del genere, su una panchina vista mare? Il nostro cellulare tra l'altro si è appena agganciato alla rete francese. Scritto benvenuto in Francia. Grazie. Non so se si riesce a vedere nel video, ma quella lì giù è la Francia. Io continuo a dirlo. Cosa c'è di meglio? Del panino. Batti il panino. Con vista sul mare. Se batti. Che aggiungerei un po' di Coca-Cola, muova meglio.
Nel frattempo vorrei far vedere come ho sistemato la moto. E queste sono le Givi Tracker Dolomiti da 36 litri, la Insta 360 One X2 montata qui, che si può estendere fino a 1,20 m. Il TomTom, la borsa sempre della Givi, fatta apposta per la NC750X, cupolino della Puig maggiorato, paramani sempre della Givi, il bauletto 52 litri della K, dove ci posso mettere due caschi integrali. Che dici, andiamo? Arrivati all'hotel Sant'Andrea. Andiamo a far check-in, va. Una sorpresa qui. Non è una stanza normale. Vieni a vedere. È una stanza con balcone e vista. Non vedi? Mo mi metto subito sveglia da qua. A prendere il sole, eh? Che vista. 3 ore dopo. Buongiorno. Che giornatina. Si è svegliata. Torno. Oh, andiamo a fare colazione? Oh, sei tu che sto facendo? Colazione prepartenza con vista. Dopo una fantastica notte qui all'hotel Sant'Andrea, ci dirigiamo alla volta di Marciana Marina. Parcheggiato la moto al Conad qui a Marciana Marina. Andiamo al mare ora. Guarda che acqua. Ma non è caldo? No. Tu non puoi capire quanto mi andrebbe di farmi un bagno in mutande proprio. Com'è? È bagnata? Dai, facciamo la sfida del sassolino, vai. Ecco, una pippa, vai. Sì, tu peggio di me. Non voglio più. La cosa bella è che ho portato il costume ma l'ho lasciato in moto. Bravo. Quindi adesso sto in mutande. Questo lo faccio solo per voi di YouTube. Iscrivetevi al canale cliccando qui sotto. Diglielo pure se tu. Volete vedere altri bagni. Se volete vedere altri bagni, cliccate qui sotto. Detto fatto, quindi adesso iscrivi al canale, attiva la campanella e metti mi piace al video. Fatelo anche ad un bagno. No, grazie. Allora, se questo video raggiungerà i 100 mi piace, alla prossima vacanza d'inverno però, d'inverno. Va bene. Alessia si farà il bagno. Lo vedi che ci stanno altri temerari come me? Sì, guarda come... Non so solo io a farmi il bagno, fa caldo effettivamente. Continuo a non capire l'arte. Ma tu non capisci niente di arte? Di... No, non... Guarda, pure qua era no. Cioè io qui mi devo far bagno. All'interno di questo video troverete un easter egg. Se non sapete cosa sia, andatelo a cercare. Vi svelerà quale sarà la nostra prossima destinazione. Quest'estate. E pensa che hai appena detto easter eggs, quindi uovo di Pasqua, il giorno prima di Pasqua. Ho trovato il punto dove mi appoggerò per mangiarmi una cosetta qua. Cioè qui mi dovevo far bagno io, no? De là, qui. Ci ritorneremo qua, eh. Ci ritorneremo. Cosa c'è di meglio
l'entramezzino in faccia al mare. Red Bull sgrassante, io brucio. Giusto. Lo voglio. Chi sta meglio di lui? Nessuno sta meglio di quel cane, va. Ho capito tutto. Il prossimo obiettivo è quel punto lì, lì. Adesso dobbiamo andare lì. Io vado sicuro. E dai, che fai più visualizzazioni così, dai. Eccola, eccola. Eccola. Cioè, devi credere in te stessa. Ci siamo quasi. Visualizzazioni, qua esplodono le views. Dai, 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 eccola. Ce l'abbiamo fatta, vedi? Adesso dopo esserci fatti un sacco di foto dobbiamo arrivare lì giù. Andiamo, andiamo via dalla scoperta della spiaggetta segreta. Tantarara. È proprio pieno di mare, pieno d'acqua. La moto è salva, adesso ci rivestiamo e andiamo a Porto Ferraio. Ma dico io, no, ma almeno un posto per sederti, così, proprio così in piedi. No, quando la fame mi chiama, io rispondo. Comunque, c'è da dire che sull'isola d'Elba è pieno di parcheggi per moto, lo potete parcheggiare dove volete. Quindi, isola d'Elba, moto friendly. Arrivati adesso a Porto Ferraio e mentre stavamo venendo qui abbiamo incontrato Nina Zilli e abbiamo anche incrociato un famoso youtuber di nome Sinna, che sicuramente molti voi conoscerete. E niente, ci siamo appena accorti che siamo un po' stretti con i tempi, quindi dobbiamo andare subito a Rio Marina e così completiamo tutto quanto il giro dell'isola. Dopo una serie di strade assurde e asfalto non molto buono, diciamo che questa tratta da Porto Ferraio a Rio Marina non è stata assolutamente delle migliori, però la vista era eccellente. Ci stiamo per imbarcare, quindi noi vi ringraziamo per aver visto questo video. Se siete arrivati fino a qui, vi ricordo, anzi vi ricorda lei, seguite anche il mio Instagram, sì. Però prima iscrivetevi al canale, poi mi seguite. Rimanete con noi per i prossimi viaggi e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.